Ciao Alessandro e ciao Attilio. Ciao Fabrizio, buonasera, ciao. Bene, oggi facciamo l'intervista all'agenzia, ai titolari dell'agenzia di Brescia, di Spedali Civili, un'agenzia che negli ultimi 17 anni è arrivata per 15 volte sul podio tra le migliori agenzie e negli ultimi 4 anni addirittura si è sempre classificata al primo posto e anche lo scorso anno, in una situazione di mercato particolare, è arrivata prima. Allora, mi voglio rivolgere subito ad uno dei due titolari, Alessandro Genovese, e ti voglio chiedere, Alessandro, come si diventa migliori anche e soprattutto, insomma, in un anno particolare come quello che abbiamo vissuto. Allora Fabrizio, ecco, sì, noi siamo presenti nella nostra zona dal 2001 e in quegli anni abbiamo lavorato molto bene facendoci conoscere e in tutti questi anni abbiamo lavorato molto bene, questo lo dimostrano i risultati che abbiamo raggiunto dal 2004 fino al 2020. In tutti questi anni ci siamo fatti apprezzare dai nostri clienti, questo lo dimostrano anche le recensioni che abbiamo ha la nostra pagina. E devo dire che abbiamo in testa tutti gli anni l'obiettivo di arrivare sempre tra i primi in Italia. Proprio per questo motivo, i risultati che ad oggi ha conseguito Spedali Civili sono risultati molto importanti. Non voglio essere ripetitivo perché già li ho detti durante la convention del 18 dicembre, però insomma dal 2001, questa agenzia apre nel 2001, dal 2004 abbiamo raggiunto dei risultati che per noi sono veramente motivo di grandissima soddisfazione. Posso rielencarli, noi siamo arrivati per ben 3 volte primi in area nord, 3 volte terzi in Italia, 5 volte consecutivamente secondi e negli ultimi 4 anni primi. L'anno scorso siamo partiti per vincere, però è successo purtroppo quello che è successo, quello che tutti sappiamo, e questa situazione ci ha un pochino demoralizzato. Infatti Brescia, come ripeto, è stata la città più colpita dopo Bergamo dal punto di vista del virus. E non, ripeto, non credevamo di raggiungere questi risultati, ma attraverso anche la scossa e i consigli che giornalmente mi date dall'azienda ci siamo rimboccati le maniche e siamo riusciti anche lo scorso anno ad raggiungere dei risultati importanti, fortunatamente, insomma, arrivando primi anche nel 2020. Ecco Fabrizio, quindi questo è stato il nostro risultato e possiamo dire ad oggi di essere largamente soddisfatti di questi risultati. Bene. Attilio, invece a te volevo chiedere come si riesce a motivare una squadra, un gruppo di persone che lavorano con voi ed ottenere, insomma, appunto negli anni costantemente dei risultati di primo livello. Allora, sì, motivare la squadra secondo me non è una cosa così difficile, nel senso che la prima motivazione che puoi dare al gruppo delle persone che lavorano con te è far vedere il lavoro che tu metti in campo poi può trasmettere praticamente tutta quella che è la motivazione, l'attività verso una persona che ha meno esperienza. E infatti su questo proprio volevo un po' riallacciarmi a un discorso che era stato fatto in una riunione sul fatto proprio della ricerca del personale. Nel senso che per noi la vittoria di quest'anno, degli anni precedenti, è data soprattutto, anzi praticamente principalmente dal gruppo, perché siamo proprio un gruppo di persone, come diceva prima Alessandro, molto determinate e con un obiettivo sempre ben fisso in testa, che è quello appunto di raggiungere un obiettivo alto, straordinario. E questo diciamo che ci è consentito solo perché lavoriamo in un gruppo, siamo un gruppo di persone, perché se io lavorassi da solo
sicuramente questo risultato non sarei stato proprio capace di raggiungerlo. Probabilmente anche io e Genovese insieme non saremmo stati in grado di raggiungerlo se fossimo stati solamente due. Quindi il gruppo di persone che abbiamo creato nel tempo ci ha permesso veramente di essere anche, avere un entusiasmo in più nell'attività quotidiana e di venire anche al lavoro, insomma, con un po' di verde in più. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che io lavoro con lui, con Alessandro, da 16 anni, sottolineo 16 anni, oh. siamo un po' come marito e moglie, diciamo, ecco, e diciamo che abbiamo due caratteri proprio opposti, siamo proprio due persone molto, con delle caratteristiche molto differenti, e probabilmente questo negli anni si è poi trasformato in una compensazione reciproca. Io ho delle lacune, dei difetti, dei limiti, diciamo, che vengono ampiamente compensati dai suoi atteggiamenti. Cosa che invece, viceversa, è da parte sua. Lui ha delle caratteristiche, diciamo, tra virgolette, negative, ha qualche lacuna dal punto di vista tecnologico, che vengono ampiamente invece compensate da me, perché io sono una persona invece alla quale piace molto la tecnologia, come penso si sappia, insomma. E quindi, diciamo, il succo del discorso, per farlo un po' breve, se no non voglio allungarmi troppo, è che l'unione sostanzialmente fa la forza. Sembra una frase tratta, ma in realtà io questa cosa la penso profondamente, perché star da soli in un'agenzia o essere in pochi in un'agenzia è veramente difficile. Mi ricordo tanti anni fa, in una delle mie prime convention, che l'agenzia della Sicilia, se mi sembra fosse Palermo, era salita sul podio nazionale come prima agenzia in un gruppo di 12, 13, 15 persone. E questa cosa mi aveva veramente molto colpito. Perché ho detto, caspita, tra me e me ho pensato, è facile vincere così, sono in tanti, quindi un pezzettino per uno riescono sicuramente ad arrivare più lontani rispetto a noi che quel tempo eravamo in 3-4, insomma. Oggi non siamo tanti più perché siamo in 7 in agenzia, però insomma siamo in 7 con qualcuno con più esperienza e qualcuno con meno esperienza. Ecco, basta, non so se ho risposto completamente alla domanda, però insomma. Bene, Attilio, sì, confermo anch'io che siete veramente un connubio vincente. Quindi l'uno compensa l'altro, insomma, e questo non è l'unico, ma è uno dei segreti che vi permettono di arrivare sempre primi. Detto questo, Attilio, vorrei chiedere a tutte e due, inizio da te, quali sono i propositi per l'anno in corso, per il 2021? Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati di raggiungere quest'anno? Vabbè, ovviamente l'obiettivo è riconfermarci primi, anche se sicuramente avremo qualche agenzia un po' più agguerrita, però il nostro obiettivo chiaramente è quello di arrivare primi di nuovo. E quest'anno sicuramente sarà un anno di una conferma anche delle nuove attività lavorative, perché durante il lockdown abbiamo parecchio cambiato il modo di lavorare dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista della pubblicità, dal punto di vista della promozione degli annunci, è cambiato parecchio. E io, infatti, quest'anno punto molto a sviluppare un po' più di tecnologia, insomma, sul discorso della attività. Diciamo che gli strumenti dati dall'azienda funzionano, posso confermarlo, e diciamo anche che l'utente è migliorato dal punto di vista tecnologico. C'è molta più gente che richiede informazioni tramite WhatsApp, tramite social, quindi ci stiamo pian piano dirigendo in quella direzione. Quindi questo mi fa piacere. Bene, bene. Alessandro? Da questo punto di vista io mi associo completamente al mio amico, socio Attilio Abbelli, e del quale condivido totalmente quello che ha detto. I nostri obiettivi devono essere sempre ogni anno più importanti. Un'altra cosa che volevo aggiungere molto importante è il fatto che
finalmente ci stiamo trasferendo, entro la fine di marzo ci trasferiremo nella nostra nuova sede, che sarà molto più grande di questa che abbiamo e che deve essere per noi il nuovo punto di partenza per il raggiungimento di risultati ancora più importanti di quelli che abbiamo raggiunto oggi. Condivido quello che diceva il mio amico Attilio, che sicuramente, specialmente dopo la convention di quest'anno, qualche concorrente in più, sempre nella nostra rete, sicuramente ce l'abbiamo, che vorrà spodestarci da questi nostri primi posti, e quindi per questo motivo dobbiamo lavorare ancora di più per cercare di mantenere i nostri risultati. Bene, Alessandro, io vi faccio intanto i complimenti per gli ottimi risultati conseguiti nel corso di questi anni, per il primo posto conseguito nel 2020, e vi auguro buon lavoro. Grazie, siamo orgogliosi anche noi di far parte di questo gruppo, ormai ne facciamo parte da 20 anni, e quindi per altrettanti saremo qui. Grazie, io dico, facciamo parte non del gruppo, facciamo parte di questa famiglia da tanti anni. Bene, a presto. Grazie, ciao, a presto, arrivederci a tutti.